Il premio del pubblico Lux per il 2022 va a Quo Vadis Aida di Yasmina Zbanic. Un altro grande onore per la regista bosniaca 47enne che continua a raccogliere premi per quello che i critici hanno definito un resoconto bruciante del devastante bilancio umano della guerra. Zbanic era accompagnata da una sopravvissuta a Srebrenica al Parlamento europeo a Strasburgo. Il film drammatizza gli eventi del massacro di Srebrenica, durante il quale le truppe serbe mandarono a morte uomini e ragazzi bosniaci nel luglio 1995. Prende il nome dalla protagonista. Quo Vadis Aida espone gli eventi attraverso gli occhi di una madre di nome Aida, un'insegnante che lavora con le Nazioni Unite come traduttrice. Zbanic vede parallelismi con la guerra di oggi in Ucraina. Per me è davvero triste che noi europei non abbiamo imparato nulla dalle guerre balcaniche, non abbiamo imparato a parlare prima che scoppiasse la guerra. Ora è una follia, ma c'erano segni che la guerra fosse preparata, non abbiamo guardato questi segni, non abbiamo fatto in modo di non ripetere questa guerra in Europa. Per me è davvero molto triste, mi rende assai triste che delle persone stiano morendo mentre stiamo parlando. Il finale di Quo Vadis Aida è ambiguo. Chiarisce che molti autori dei crimini sono fuggiti impunemente. Il film è stato universalmente acclamato dalla critica e ha ricevuto numerosi premi. È stato anche candidato al Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2020 e agli Academy Awards un anno dopo.